identica normativa è stata prevista anche per i tribunali di sorveglianza, quindi è stato un grosso passo avanti da parte del CSM in questo senso. L'altra cosa, diciamo, nebulosa, riportandomi appunto al titolo di questo convegno, che è stata un po' portata a galla, è stato il fatto della presenza di varie comunità terapeutiche nel nostro territorio, o comunque educative a valenza terapeutica, ad elevatissima retta giornaliera. Il fatto che si trattasse di rette troppo esose per il mantenimento di un minore, benché necessitante di cure, è emerso in maniera evidente nel momento in cui, di fronte a rette giornaliere di 400, 416 euro al giorno o 420 euro al giorno per un minore, pagati da alcune regioni per anni, nel momento in cui è stata fatta un'interrogazione regionale che è stata sollecitata, l'interrogazione regionale non ha avuto risposta, però la retta è stata immediatamente abbattuta per il semestre successivo a 200 euro. E quindi quello che fa l'associazione è questo, cioè rilevare quello che non torna e rivolgersi alle autorità chiedendo un chiarimento e di intervenire. Adesso la cosa principale che ho potuto constatare come avvocato che segue queste famiglie in vari tribunali per minori è stata una difficile applicazione, se non addirittura elisione, del principio cardine del processo, ossia il principio del contraddittorio. E qui sto chiedendo a varie istituzioni, quindi a vari parlamentari, eccetera, di verificare questa cosa, perché in tantissimi tribunali minorili non vengono purtroppo, anche senza che il presidente del tribunale lo sappia, rispettate tutte le regole del processo. Mi spiego. Intanto quanto alle rette, la mia richiesta è che ci sia comunque la previsione di un tariffario nazionale con dei minimi e dei massimi e con l'indicazione dei giustificativi di spesa che appunto sono alla base di quella retta, che poi comunque andrebbe controllato se il servizio offerto corrisponde a quello per cui è stato pagato. Capisco che è una probazio diabolica con il sistema banche dati o meno che abbiamo, però almeno a livello locale questo dovrebbe essere fatto. E mi riferivo appunto al discorso del contraddittorio, mi spiego. I motivi di allontanamento dei minori dalla famiglia d'origine sono i più vari. L'unico report governativo, che è appunto quello stilato dall'Istituto degli Innocenti e che contiene i motivi, indica i motivi ed è quello che riguarda, che ha raccolto i dati di tutte le regioni, perché quelli successivi erano manchevoli per alcune 5 regioni, mi sembra, è quello risalente al 2011 relativo ai minori allontanati dalla famiglia nel 2010. Allora si parlava di 15.000 minori in comunità e di 15.000 strutture, case famiglia e di altri 15.000 in affido familiare. Oggi il report più recente sui minori in comunità è quello di cui credo parlerà la nostra garante dell'infanzia, che è stato appunto prodotto a novembre del 2015 e porta il dato di 20.000. Però tra i motivi in quel report c'è ovviamente ci sono dei motivi che costituiscono fattispecie di reato, quindi maltrattamento, abusi e quant'altro, ma un'ampia percentuale, pari al 37%, riguarda l'inadeguatezza genitoriale. Allora, nel momento in cui ci sono dei reati e comunque delle fattispecie penalmente rilevanti, è il tribunale penale che interviene, ci si fa un processo, c'è un accertamento dei fatti che hanno portato all'allontanamento. Quando però si parla di inadeguatezza genitoriale, questa viene per lo più desunta non da una valutazione delle prove, dei fatti, di quello che non è andato in quella famiglia, perché troppo spesso nell'ambito dei processi minorili io ho visto delle istruttorie quasi del tutto inesistenti, i testimoni non vengono quasi mai sentiti, i dischetti CD e prove di violenze non vengono aperti perché si dice questo è di competenza del penale, quindi il giudice, io purtroppo capisco la difficoltà perché deve essere un procedimento
procedimento celere, ma la velocità, l'urgenza di questi procedimenti non può prescindere dal contraddittorio. E in pratica viene violata questa regola nel momento in cui viene affidato ad un CTU, quindi un consulente tecnico d'ufficio, di valutare la personalità e la capacità genitoriale di un genitore. Allora, l'allontanamento deve essere estrema ratio e deve basarsi su dei fatti, non su una valutazione di una personalità di un genitore, che può comunque essere indicativa di un malessere di una famiglia, ma non può dire tutto. E quello che manca, per esempio, nei tribunali minorili è un albo dei CTU. Non esiste un albo dei CTU presso i tribunali dei minorili, con tutte le garanzie adesso sottese, ossia la turnazione, ossia la presenza di una commissione con il presidente del tribunale, un procuratore e un addetto all'organismo di appartenenza del consulente, e quindi mancano anche qui le garanzie che sottendono al tribunale ordinario. Inoltre, le valutazioni spesso vengono fatte direttamente dai servizi sociali che divengono affidatari dei minori, e alle quali valutazioni purtroppo non è consentito alla parte, quindi al genitore, presentarsi con un proprio consulente privato. Quindi si trovano dei genitori che devono sottostare, io purtroppo porto la voce delle famiglie, ma perché la garanzia del contraddittorio permetterebbe anche che queste persone, nel momento in cui vengono valutate, se avessero la presenza di un proprio consulente al proprio fianco, potrebbero capire, prendere coscienza maggiormente delle proprie criticità, avendo una restituzione ulteriore, potrebbero lavorare sulle loro criticità all'interno della famiglia per poter poi predisporre al meglio le condizioni per un rientro del minore allontanato. E questo non è consentito. Tra l'altro, una cosa che segnalo, prendo occasione di questo, in questo convegno, io avevo evidenziato anche 2 anni fa alla Presidente dell'allora Commissione Infanzia Mussolini, il fatto che venivano segnalate da molte famiglie e dai loro legali e dai loro consulenti di parte una cosa molto grave, che durante, siccome la valutazione genitoriale viene fatta attraverso colloqui chiamati clinici, comunque colloqui con il periziando e con l'uso di test di personalità, test che sono proiettivi e di vario genere. Io non sono un tecnico, quindi non mi addentro su questa materia, però occorre pretendere che venga normata questa cosa dell'utilizzo dei test, perché spesso e volentieri non vengono usati i test originali della casa editrice. Cosa significa? Significa che se io presento un test con le fotocopie pinzate, non firmate, ci sono state delle persone che si sono viste togliere delle domande e non hai nessuna prova. Tra l'altro, il test raramente compare dentro il fascicolo del giudice. È stata sollevata con tutte le difficoltà. Faccio un esempio: anche le tavole di Rorschach hanno, per semplificare, per capire le conseguenze, allora, se il mondo scientifico internazionale predispone che le tavole di Rorschach devono essere quelle che si acquistano o in una famosa casa editrice in Toscana o in Svizzera, dove appunto vengono acquistate direttamente, perché devono avere quel colore, quel formato, quella consistenza di cartoncino, perché magari a un certo colore c'è una determinata reazione che mi dice che tipo di personalità hai, che preciso si parla di personalità e non di fatti, quindi la valutazione della capacità genitoriale, a mio avviso, andrebbe fatta sul quotidiano delle famiglie all'interno con il loro bambino. Se si altera perché viene fatta una fotocopia dentro un cartoncino rigido, capite anche voi che la reazione al colore è diversa e potremmo diagnosticare una patologia dove non c'è o non diagnosticarla dove invece c'è. Quindi io chiedo l'utilizzo dei protocolli originali, sia previsto obbligo e sia disposto che durante la somministrazione dei test di personalità, quindi come tutti gli altri incontri con i CTU, partecipi il proprio CTP, quando invece per prassi ormai comune il consulente di parte non partecipa alla somministrazione dei test, e qui si rivelano poi le criticità perché non c'è nessuna sorveglianza. A tal proposito, su questa cosa dei test è stata presentata un'interrogazione parlamentare il 13 giugno con richiesta direttamente al Ministro della Salute e al Ministro Orlando, anche perché pare che i test non originali vengano usati anche nelle nostre ASL. E qui chiudo perché non mi occupo di sanità.
Sto cercando di stringere il più possibile perché, capite, è 3 anni che io sto seguendo tantissime famiglie e rilevo le criticità più comuni, ma non sono poche. Quello che chiedo a gran voce è che venga normata una formazione dei giudici onorari. Perché? Perché non è consentito che dei presidenti dei tribunali minorili non sappiano di certe discrasie che pongono in essere, ma non per malafede, ma proprio per impreparazione. Faccio un esempio perché così mi rendo più capibile. Sempre come lesione del contraddittorio, perché è su quello che a questo punto ho fondato il mio intervento odierno. Se un giudice onorario, dopo aver verbalizzato la presenza delle parti e degli avvocati, poi manda fuori una parte, allora diciamo che può essere comprensibile perché tra parti contrapposte, se c'è una certa conflittualità, il giudice lo può ritenere e lo può motivare e si può anche capire, ma l'avvocato deve restare dentro. È successo che qualche giudice onorario, dicendo io sono psicologo, ho sempre fatto così, mandasse fuori anche il legale. Quindi io sono dovuta andare dal presidente del tribunale e dire scusatemi, io lavoro in vari tribunali, qui sinceramente ho sempre avuto dei grossi lavori di rete anche con i giudici, con i servizi, cosa sta succedendo? E il giudice non lo sapeva. E perché non lo sapeva il giudice togato e il presidente? Perché il giudice onorario verbalizzava la presenza e poi non verbalizzava che l'avvocato era stato fatto uscire. Quindi la parte non ha nessuna difesa. E questo è una lesione del contraddittorio, è un principio costituzionalmente garantito. E nonostante io l'abbia evidenziato, guardi che lei sta ledendo un principio costituzionalmente garantito, io ho sempre fatto così, sono psicologo, tornata a casa dopo aver parlato con il giudice, avermi reinserito in aula, ma ho perso tutta un'udienza di un'ora, un colloquio di un'ora del giudice con una parte, una verbalizzazione di 5 righe, ho dovuto chiedere termine per memoria senza sapere cosa è stato detto, quindi con anche un'altra lesione del giusto processo e dei tempi di durata del processo, che in materia minorile, quando si parla di interesse del minore, dovrebbero essere addirittura più celeri, come evidenziato anche nella prossima riforma del processo civile. Un'altra cosa che lede il diritto del contraddittorio, so che magari molti giudici non convengono con me, però l'ascolto del minore, cioè non è possibile che il minore, è un principio che è stato introdotto prima a livello internazionale, ora è disciplinato, ma manca un'attuazione concreta, nel senso che l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che ove sia garantita la salvaguardia dei diritti del minore, quindi attraverso l'utilizzo di mezzi idonei come può essere una stanza dedicata con uno specchio unidirezionale eccetera, le parti, i genitori, gli avvocati, i consulenti possono parteciparvi ovviamente dietro questo specchio. Allora io mi chiedo perché nei tribunali per minorenni si continua ad ascoltare il minore, il giudice e il minore, oppure il giudice e il minore e l'educatore o il dirigente della comunità al suo fianco, genitori e avvocati fuori, capisco fuori, ma allora facciamo la registrazione. Quando negli stessi tribunali per minorenni, rifacendomi all'articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile, ci sono per lo più sempre presenti delle stanze dedicate che vengono usate per il penale, per incidenti probatori, dove vengono sentiti i minori come testimoni o come vittime di abusi e di violenze. Usiamo quelle stanze e se non possono partecipare almeno disponiamo dell'audioregistrazione, perché la parte deve avere il diritto di sapere cosa è stato detto, cosa è stato chiesto, qual è il contegno del minore, e perché altrimenti i genitori si trovano nella condizione di prendere per buono tutto quello che arriva dall'alto, cioè di doverlo prendere per buono. E questo cosa causa? Causa una grossissima non fiducia in quello che sta gestendo la tua situazione, una grandissima conflittualità con i servizi e l'impossibilità di un lavoro di rete vero. E io come avvocato la prima cosa che faccio è andare dai servizi e accompagnare le coppie, ma non perché mi piaccia andare dai servizi, perché comunque giro mezza Italia, ma perché nel momento in cui li appoggio, li accompagno, interloquisco con i servizi, si riesce a fare un lavoro di rete, e solo con un lavoro di rete, una restituzione ulteriore ai genitori di quello che i servizi ritengono del progetto che li riguarda, spiegarglielo con calma con i propri consulenti, allora la famiglia riesce ad avere i ragazzi a casa, riesce ad averli a casa, perché anche ai giudici non sono contenti di tenerli in comunità. Io ve lo dico, i giudici quando vedono dei progetti alternativi che sono avallati dai servizi per un lavoro di rete, li appoggiano e ci provano. Però ecco, una tiratina di orecchi, ma purtroppo non posso farlo direttamente ai servizi,
è quella che anche una volta allontanato il minore, bisognerebbe comunque sempre cercare sul territorio dei progetti alternativi, valutare sempre mese per mese, ma guarda, invece di tenerlo lì possiamo fare questo progetto di educativa domiciliare, oppure invece una volta che è inserito in comunità passano anni e anni, perché deve arrivare l'avvocato di turno con un progetto, guardate che c'è questo centro qua, c'è questa educatrice che può fare questo psicologo specializzato eccetera, il servizio a valla sì, ma i servizi si trovano anche loro a operare senza risorse umane, risorse economiche, e una volta inserito in comunità purtroppo devono anche lasciarlo lì, nel senso, a volte mi è capitato andare dai servizi dove c'era una progettualità stabilita dal giudice che doveva fare delle sedute da uno psicologo ogni settimana, questo ragazzino, quando sono andata dalla neuropsichiatra responsabile di questo ragazzo, mi siedo, primo incontro, un ragazzo in comunità terapeutica da 3 anni, dove l'hanno introdotto in questa comunità terapeutica dopo un TSO vietato sui minorenni, per inciso, ricoverato in un reparto di psichiatria per adulti per 4 giorni perché la responsabile della comunità era in ferie, portato con l'ambulanza. Allora, queste cose non devono accadere. Non è possibile che io quando parlo con questa NPI, ma lei sa se fa psicoterapia, io credo che lo faccia. Ma scusami, è 3 anni che è in comunità, vengono spese 300 euro al giorno, il giudice onorario è un socio, e tu però non sai se tutta questa bella situazione, però non sai se fa psicoterapia una volta alla settimana. Allora, un'altra cosa che ho visto sul nuovo progetto di riforma del diritto processuale è che è stata, vediamo se passa, la reclamabilità dei provvedimenti provvisori, perché i provvedimenti provvisori purtroppo, per tutte queste problematiche di risorse, di tempi, di numeri, perché ci sono comuni che hanno 40.000 minori da seguire, chi perché sono allontanati, gli altri perché hanno dei progetti, altri perché hanno delle disabilità, capiamo bene che i numeri sono elevatissimi, quindi occorre predisporre la possibilità di reclamare il provvedimento provvisorio, perché altrimenti se un provvedimento provvisorio dura 3-4 anni non è più provvisorio. Tra l'altro ha un convegno, lo dico agli avvocati, quindi documentiamoci un po' tutti, ha un convegno a Roma in Cassazione tenuto alla presenza del dottor Raimondi, che è il vicepresidente della CEDU, egli stesso aveva a mia domanda di questa perplessità, ma scusate, ma visto che i ricorsi CEDU, adesso c'è un'apertura per anche la reclamabilità prima del terzo grado, ma visto che i ricorsi CEDU, che tra l'altro la CEDU ha condannato la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, ha condannato a più riprese l'Italia per allontanamenti che non dovevano essere fatti, o adozioni che non dovevano essere fatte. Comunque il dottor Raimondi aveva suggerito, visto che i provvedimenti non sono reclamabili quando sono provvisori, di fare immediatamente ricorso alla CEDU, perché alla fine ha sostanza di provvedimento definitivo. Però capite che è tutta un provare a fare qualcosa, perché le regole che ci sono alla fine non vengono completamente osservate. Quindi io chiudo il mio intervento, mi scuso se mi sono dilungata, ci sarebbe tanto altro da dire, ho puntato sulla parola contraddittorio, ma ci sono veramente tante realtà da guardare, e sto sensibilizzando varie istituzioni, e spero che ci sia spazio per lavorare e interagire. Bisogna che i giudici non si spoglino completamente della loro funzione affidando ai servizi sociali o a queste perizie di valutazione di personalità la situazione familiare dove c'è un bambino che può avere un disagio. Occorre che le valutazioni vengano fatte anche sui fatti, occorre anche consentire un contraddittorio con i servizi sociali, perché è l'unico modo per cui una famiglia possa, benché con un disagio del bambino o una criticità familiare di vario tipo, possa reagire e accettare un progetto di recupero, è quello di farle sentire parte attiva di questo progetto. Occorre che i genitori siano tutelati e fatti sentire soggetti attivi del loro cambiamento, perché altrimenti nel momento in cui viene solo imposto dall'alto, tu sei così, e chi lo dice? Io non ho un CTP che mi ha difeso, il tuo avvocato non è in udienza, e cosa è stato detto? Il minore ha detto questo, e chi lo sa? Non c'è, è tutto nebuloso, quindi nel processo bisognerebbe
tirar via queste nebbie, in modo che i genitori prendano coscienza dei propri problemi e agiscano per il cambiamento, tutelando i minori e quindi portandoli, favorendo il rientro del loro ragazzo a casa. Grazie. Grazie, avvocato.